Eurobasket 2017, Schröder e Benzing decisivi, esulta la Germania, Georgia battuta. Eurobasket 2017, Georgia-Germania. La gara d'esordio della seconda giornata di girone allo Yadeli Yaud di Tel Aviv vede protagoniste Georgia e Germania, due squadre reduci dai successi della gara inaugurale. Una sorta di spareggio quello andato in scena questo pomeriggio in terra israeliana, che ha premiato la truppa tedesca trascinata dalle giocate di Schröder e dalle triple, nel finale, di Benzing. Può festeggiare Fleming, che nonostante le enormi difficoltà incontrate nel contrastare la fisicità dei lunghi georgiani, ringrazia l'accelerazione e la faccia tosta del suo playmaker, che a fine terzo quarto ha cambiato volto alla gara con una giocata delle sue, tre punti e un messaggio chiaro alla panchina rivale, irretita ed innervosita dall'esuberanza del tedesco, al quale va dato merito tuttavia di aver svoltato e deciso la sfida nel momento peggiore possibile. Istanbul si avvicina per i tedeschi, mentre a Pakulia e Sochi servirà almeno una vittoria per avvicinarsi agli ottavi. Primo quarto fin da subito bello ed equilibrato, subito molto intenso nelle due metà campo soprattutto difensivamente. La Georgia prova a negare a Schröder la via del canestro raddoppiandolo sul pick and roll ed in penetrazione, mentre dalla parte opposta prova a cavalcare la fisicità di Pakulia e le qualità di uno Schengelia immediatamente imprendibile, 8 nel primo quarto. E il playmaker degli Atlanta Hawks a firmare il tentativo di allungo 9 nel primo quarto, con le sue accelerazioni improvvise. Ma i georgiani con diligenza ed applicazione restano aggrappati nel punteggio, 19 pari alla prima sirena. La difesa tedesca su Schengelia, foto FIBA. Le triple di Loestiger scuotono i tedeschi, con Fleming che trova preziosissime energie dalla panchina mentre dalla parte opposta Zouros è costretto a richiamare in campo i suoi big per non perdere troppo terreno, la mossa paga dazio, Pakulia prima e Sanase successivamente cucino lo strappo di 6 lunghezze creatosi. Si procede su parziali minimi, con Schröder che incontra le prime difficoltà subendo le stoppate al ferro di Schermadini, dalla parte opposta Schengelia e lo stesso ex centro canturino sembrano riportare in linea di galleggiamento i georgiani, che tuttavia nel finale subiscono le triple pesanti di Voigtmann e Schröder che sigillano il vantaggio teutonico all'intervallo, 36-41. L'avvio di ripresa è tutto di marca georgiano, Dixon scuote i suoi con due missili dalla distanza e, dopo il meno 7 firmato Schröder in avvio, riporta la Georgia avanti di una lunghezza costringendo Fleming alla sospensione. Ciò nonostante i tedeschi non sembrano ritrovare ritmo e fiducia in attacco, così come a frenare l'impeto di Dixon e Pakulia, i quali riescono con l'aiuto dei compagni di squadra a trovare il tiro migliore e mettere la testa avanti persino di 3 lunghezze. Nel momento peggiore possibile tuttavia l'orgoglio tedesco esce fuori, la tripla di Bartel riporta l'inerzia dalla parte dei teutonici, il gioco da 3 punti di Schröder consegna, con qualche polemica tra le parti di troppo, il vantaggio agli uomini di Fleming, 52-55, a 10 dal termine. È la giocata che decide la partita, perché da quel momento i georgiani appaiono frustrati e nervosi come mai nella mezz'ora giocata. Il parziale si allunga con la schiacciata di Theis, ma è la difesa tedesca a fare la differenza in positivo, limitandogli uno contro uno di Schengelia grazie a dei raddoppi molto efficaci quando l'ala georgiana entra in area. Alla Germania sembra mancare il colpo del KO definitivo,
ma dopo aver sprecato a lungo, la tripla di Benzing e di Ljungberg e Pinal valgono il più 8 sul 54-62. La sospensione di Zouros per correre ai ripari è vana, perché al ritorno in campo i suoi confermano scarsa lucidità ed escono definitivamente dalla contesa. La seconda tripla di Benzing in pochi secondi vale il più 12 ed una gran fetta di vittoria. La Georgia stenta a scuotersi e, nonostante i liberi nel finale di Pakulia, non riesce mai a riavvicinarsi al di sotto della doppia cifra di vantaggio fino alla sirena conclusiva.